Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero stiate bene. Allora ragazzi, oggi facciamo i pronostici per quanto riguarda la seconda giornata di Serie A. Ovviamente vi chiedo, come faccio in ogni video, di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale ragazzi se ancora non l'avete fatto, perché noto che molte persone che guardano i miei video non sono iscritte. Intanto non vi costa nulla e secondo, ogni volta andarmi a cercare per guardare un video invece che iscrivervi vi spunto nella home, fate molto prima. Allora, ragazzi, ovviamente, quando cioè, questo è un video sempre interattivo, no? Quindi, mentre sto facendo il pronostico per una partita, scrivetemi anche il vostro pronostico qui sotto nei commenti, in modo tale poi da comparare i miei risultati con i vostri. Allora, partiamo dalla prima partita di questa seconda giornata, cioè anzi le prime due perché giocano entrambe allo stesso orario, cioè domani, e abbiamo Torino-Lazio e Udinese-Salernitana. Allora, il Torino comunque gioca in casa, ragazzi. Sappiamo che il Torino quest'anno, io l'ho detto, che secondo me quest'anno farà addirittura meglio dell'anno scorso, pur avendo perso Bremer e Belotti, perché secondo me quest'anno il Torino ha un gioco diverso, è un gioco più diciamo, verso, diciamo, cioè un gioco un po' più offensivo, no? Allora, secondo me la Lazio resta sempre la favorita, però secondo me il Torino in casa anche un pareggetto lo può fare, anche se però per la vittoria il Torino non lo so, vedo onestamente messa meglio la Lazio. Mentre per quanto riguarda l'Udinese Salernitana, ragazzi, per me vince l'Udinese, anche perché la Salernitana non la vedo messa benissimo, anche per chi conosce il video, per chi ha visto il video del pronostico della classifica finale di Serie A, però non spoilerò nulla, se non l'avete vista andatela a guardare. Poi le altre due partite, sempre di sabato, però queste si giocano di sera, abbiamo Sassuolo-Lecce, ragazzi. Sassuolo-Lecce, ragazzi, secondo me dovrebbe vincere a mani basse il Sassuolo, però mai dire mai, però secondo me finirà con una vittoria per il Sassuolo e Inter-Spezia, spero di vedere una partita in cui la mia Inter vince senza problemi, senza farmi venire due infarti ogni 3 secondi di partita. Però, secondo me, ragazzi, l'Inter in casa. Allora, secondo me, allora, faccio un. Non voglio tirarla perché sapete, io non sono superstizioso, però preferisco non parlare, no? Però, secondo me, l'Inter rispetto agli altri, cioè rispetto a Juve, Milan, Roma, Napoli, è leggermente indietro nella condizione fisica. Migliorerà, però secondo me già da Inter Spezia in casa con i tifosi comunque che ti incoraggiano, ti spingono, no? Secondo me l'Inter vincerà abbastanza facilmente, anche io prevedo anche un bel 3-0, sinceramente. E secondo me qui già dalla seconda partita vedremo un'Inter diversa, ritmi diversi, giocatori più sulle gambe. Poi andiamo invece alle partite di domenica, sono sempre ben 4, sono 2 alle 6 e mezza, 2 sempre la sera. Partiamo con quelle del pomeriggio. Allora abbiamo Napoli-Monza, ragazzi. Questa è una bella partita. Perché comunque stiamo. Cioè, vabbè, raga, però io devo saper parlare, però. Non so parlare. Poi è pure mattina, cioè mattina. Vabbè. Io mi sveglio all'ora dei. Vabbè. Abbiamo Napoli-Monza, una bella partita. Abbiamo da una parte una squadra che si sta completamente rinforzando del tutto. Una squadra di cui non mi aspettavo un calciomercato del genere, anche perché sappiamo sempre De Laurentiis quanto è così. Però, ripeto, dopo aver perso tanti giocatori, comunque principalmente più che far soldi, perché comunque Insigne, se non mi sbaglio, lo perde a zero, Mertens lo perde a zero, e forse solo da Koulibaly ci ha fatto qualche soldo. Però principalmente risparmi molto dal monte ingaggi e Napoli di conseguenza si sta rinforzando molto, ha ringiovanito la rosa perché comunque ha preso giocatori giovani, cioè penso tutti molto giovani, ha preso Raspadori che è giovane, Dembélé che è giovane, Kim che non, penso abbia 25-26 anni, penso, poi Simeone comunque è più sull'esperienza, ma non è che c'ha 30 anni, non c'è neanche 30 anni Simeone, quindi comunque ha ringiovanito molto la rosa, pensando che avevi Mertens che aveva 35-34 anni, prendi Simeone che comunque ha 5-6 anni in meno, è sempre un ringiovamento della rosa. Mentre dall'altra parte abbiamo la squadra rivelazione nel senso di questa Serie A, una squadra che comunque appena salita dalla Serie B ha fatto un calciomercato incredibile, ragazzi, rivoluzionando completamente la squadra. Infatti l'altro giorno nella prima partita del campionato, tipo su 11 titolari, 9 erano dei nuovi acquisti. Quindi diciamo, ripeto, c'è ancora, secondo me, il Monza
Ripeto, per chi ha visto il video del mio pronostico, la classifica sa dove ho messo il Monza. Però secondo me il Monza per carburare ha bisogno di un paio di giornate. Che ripeto, ragazzi, mettere insieme una squadra tutta nuova che non si conosce è difficile. Quindi secondo me, ragazzi, anche per questa seconda giornata il Napoli vincerà contro il Monza. Poi la seconda partita delle 6:30 è Empoli-Fiorentina. Questa è pure una bella partita perché comunque allora nella prima giornata abbiamo visto un Empoli non bellissimo. Volevo anche dire che ho perso la schedina perché l'Empoli non ha fatto un gol, perché se facevo un gol prendevo la schedina, ma va bene così. Empoli, quindi Fiorentina, ripeto, a me l'Empoli sta molto simpatica come la Fiorentina. Abbiamo visto un Empoli non proprio bellissima quando è stato, vabbè, la scorsa settimana contro lo Spezia. Secondo me, ragazzi, la Fiorentina, soprattutto che abbiamo visto ieri in conference, è una bella Fiorentina. E secondo me, ragazzi, la Fiorentina si porterà questi 3 punti a casa come ha fatto nella prima giornata. Si è vinto la Fiorentina, sì, si è vinto. Poi le altre due partite di domenica abbiamo Atalanta-Milan, anche questa, ragazzi, è una bella partita. Però onestamente il Milan come condizione fisica, come gioco è troppo forte, troppo avanti. L'Atalanta è un'ottima squadra, ragazzi, ma che da un paio d'anni non è più l'Atalanta che, diciamo, rompeva le scatole a tutti, anche se comunque è una bella squadra. Però sinceramente, ragazzi, io vedo il Milan favorito e pronostico appunto la vittoria del Milan. Chiudendo le partite di domenica, Bologna-Verona, ragazzi, abbiamo due squadre che non sono partite bene perché hanno perso entrambe. Secondo me, ragazzi, però il Bologna in casa col Verona. Allora, per me il Verona è favorito sulla carta, però secondo me, ragazzi, il Bologna in casa, sempre io faccio sempre i discorsi con Mihailovic e il pubblico in casa. Quindi secondo me, ragazzi, il Bologna, almeno a fare un punticino dentro casa, secondo me, ci può veramente provare. Chiudiamo invece, ragazzi, con le ultime due partite della seconda giornata, che giocheranno invece lunedì, che sono Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus. Vabbè, ragazzi, Roma-Cremonese. Pronostico che la Roma vinca abbastanza agevolmente. E così come ragazzi, come la Juventus, perché onestamente, lasciando stare il fatto che si è infortunato Di Maria, però, ragazzi, tra Sampdoria e Juventus, onestamente. Ripeto, il calcio è sempre rotondo, lo dico sempre con tutte le squadre. Però, ragazzi, la Sampdoria Juventus, io pronostico il 2 della Juve. Ovviamente, ragazzi, però, questi sono i miei pronostici, cioè non per forza devono essere uguali ai vostri. Quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ragazzi, oggi deve uscire una nuova serie dove praticamente volevo far cominciare una serie sulla Play. Ai tempi avevo fatto anche una live, però tipo mesi e mesi fa, tipo più di 6 mesi fa, dove praticamente facevo il Road to Victory con delle nazionalità. Cioè prendo per esempio una squadra di Serie A e faccio il Road to Victory con tutti italiani, prendo una squadra di Premier, tutti inglesi, così via, e fino a quando non vincono la Champions. Ovviamente, ragazzi, sarebbero dei video lunghi perché, ripeto, non ho ancora come editarli, quindi dovrei fare tutto a mano, quindi potrebbero essere anche video con due parti. Dipende ovviamente dalla durata, cioè se un video deve durare più di 20 minuti lo faccio in due parti. Quindi fatemi sapere se secondo voi se vi può piacere una serie del genere, perché se è così già da domani, barra dopodomani potrebbe uscire il primo episodio. Però detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così lasciate un bel mi piace, un bel commento scrivendomi tutti i vostri pronostici. Inoltre, come vi ho già detto all'inizio del video, iscrivetevi al canale, ragazzi, attivate la campanellina, così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei video e ci vediamo domani. Anzi no, penso oggi pomeriggio con i nuovi contenuti.